Giovencedo, a due passi da Barbarano, siamo nei Coliberici. Questa era una cava, una volta una cava di pietra, adesso poi è diventata per molto tempo un'abitazione che adesso viene recuperata. Vi spiegheremo la storia di questa bella abitazione, di questa abitazione rupestre, ma poi gireremo per la provincia di Vicenza per terminare a Cismondo il Grappa con un bel parco, il Parco delle Fontane. Sigla. Quindi una puntata molto bella oggi, puntata tutta sull'ambiente e qui ci siamo in ambiente di cava, un ambiente storico. Allora, con Flavio Dalla Libera, professor Flavio Dalla Libera, storico, ora ci spiego un po', qui abitava fino agli anni 60 una famiglia. Sì, abitava la famiglia Meoni fino al 1959, per l'esattezza. Durante un temporale d'estate è entrato un fulmine dal camino, dalla canna fumaria del camino, che ha sventrato la cucina e la famiglia così è stata costretta ad andarsene. Quanto è importante per un comune come Giovencedo, recuperare questa sorta di abitazione rupestre? Sì, noi abbiamo voluto recuperare questa abitazione rupestre per conservare una testimonianza del passato. Abbiamo ripristinato i solai, abbiamo rinforzato le fondamenta, abbiamo messo i serramenti, restaurato le parti in pietra, i contorni delle porte, delle finestre, il camino. Qui c'era un'attività di cava, perché c'è la famosa pietra, la pietra vicentina. Sì, quella che adesso viene commercializzata come pietra di Vicenza, in realtà si estrae ancora adesso nelle cave di San Gottardo, che è il territorio del comune di Giovenceto, nella Valle del Gazzo. Qui però, fin dai secoli scorsi, si estraeva questa pietra tenera, facile da lavorare, che veniva utilizzata per pilastri, per contorni di porte e finestre, per tavolini, ma anche per statue. Questa è un'attività che poi è interessante perché diventerà una sorta di percorso didattico, qua ci sono anche dei sentieri. Tutto questo ha avuto anche lui un finanziamento, anch'esso un finanziamento attraverso il GAL qui vicentino. Vedete, anche per queste cose ci sono dei finanziamenti, quindi stiamo attenti, coloro che sono interessati, in questo caso comuni, eccetera, si rivolgano ovviamente al sito www.piave.veneto.it dove trovano informazioni, o se no ai GAL. Resteremo in provincia di Vicenza, grazie al professor Dalla Libera e adesso andiamo a Bassano a provare, a Bassano del Grappa, a parlare dei problemi dei consumatori. Grazie al PSR Veneto si insedieranno 296 nuovi giovani agricoltori. La graduatoria della misura 112 è disponibile sul bollettino ufficiale regionale numero 97 del 10 ottobre e sul sito web di AVEPA. Più di 146 milioni di euro nella proposta di PSR Veneto 2014-2020 per la misura 6, che si articolerà in quattro interventi, tra cui il sostegno all'insediamento di giovani agricoltori. Il 12 novembre saranno approvati i finanziamenti per l'ammodernamento delle aziende agricole. La graduatoria sarà pubblicata nel bollettino ufficiale regionale e nel sito web di AVEPA www.avepa.it. Eccomi qua, amici e amiche, a parlare ancora una volta di tutela del consumatore. Per farlo quest'oggi sono arrivato a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, zona che tutti quanti immagino conoscete perché è votata proprio la produzione della ceramica, e proprio di ceramiche parliamo quest'oggi in compagnia di Paola Muttin, titolare dell'azienda Helios, dal 1958, questo marchio di qualità, potrei dire. Qual è il problema più grave che riguarda la ceramica? Beh, la contraffazione prima di tutto, direi, sì. Contraffazione, mi faccia capire, io non vengo da lei perché abbiamo un marchio di qualità, però mi imbatto in un acquisto sbagliato, poi arrivo a casa e che cosa potrei scoprire? Magari che quel prodotto
fatto, quell'oggetto che abbiamo acquistato non è utilizzabile per i fini che noi pensavamo di vale a dire, io metto giù un bel pavimento, una bella parete e poi la mia salute? Potrebbe avere qualche problema, per esempio nel nostro caso il problema più grosso è quello della presenza e del rilascio del piombo ed eventualmente del cadmio negli alimenti che vengono a contatto con i pezzi. Qui dobbiamo pensare, come sempre, al nostro consumatore. Come lo tuteliamo? Lo chiedo a Franco Poli, che ne rappresenta l'associazione. Sì, allora la tutela parte sempre dalla conoscenza che il consumatore deve avere quando si reca ad acquistare qualcosa. Se deve utilizzare il bene che acquista per appoggiare degli alimenti, eccetera, deve avere la certezza che questo bene sia certificato che non contenga sostanze chimiche che possono essere dannose alla salute. Battuta finale, Paola, concorrenza sleale da dove? Ma principalmente anche oramai da paesi europei, purtroppo, non solo dalla Cina. Abbiamo scoperto una cosa importante quest'oggi, prestate attenzione anche a un bene che sembra apparentemente non possa crearvi problemi. Oggi vi abbiamo dimostrato il contrario. Ci fermiamo qui, quando ci ritroveremo andremo a scoprire, dopo aver passato la linea al nostro Mimmo Vita, un altro parco del nostro Veneto. Queste belle statue in pietra vicentina vi dicono che noi siamo ancora in zona Zovencedo, quindi a due passi da Barbarano. Questa è una frazione, si chiama San Gottardo, e qui c'è una splendida realtà, la vedete, è Villa Bonin. La signora Maria Rosa Barindi è la titolare e ci dice un po' la storia di questa villa, che è del 500, Palladio, c'entra Palladio? Sì, dicono che sia stata progettata dal Palladio. Dopo dei conti l'aveva acquistata mio nonno al valore di 15.000 lire che lui ha pagato con il taglio delle piante, della legna che c'era qui intorno. I conti di Bonin Longare lo usavano come villino da caccia, per quello il ristorante, vedete la signora è vestita da chef perché è chef, il ristorante Il Cacciatore ha mantenuto questo nome. Però lei ha detto, ma siccome qui poi tanta gente non ci passa, io vorrei più persone, adesso modifico un po' la ragione sociale e faccio diventare questo anche un bed and breakfast. Sì, infatti, appunto con l'aiuto del GAL, con un piccolo aiuto, insomma, siamo riusciti ad modernare queste piccole 5 camere che avevamo e metterne un po' a norma, così per renderle più accoglienti. Ecco, voi avete fatto domanda attraverso il GAL al programma di sviluppo rurale sulla misura 312 e quindi avete sistemato un po' tutto quanto, il pavimento, le camere sono molto belle, adesso le state vedendo. Allora noi siamo molto curiosi, allora ci dica qual è il menù che voi offrite. Sì, allora cominciando dai salumi, dei nostri antipasti, che sono dei salumi fatti di nostra produzione, poi abbiamo la pasta fatta in casa, e dei risotti che qui abbiamo nella zona di tartufo, appunto con gli iberici, e poi con le erbe spontanee che ci sono anche in questa stagione, la cacciagione nel periodo invernale, immancabili le grigliate, la carne ai ferri, e i dolci fatti in casa naturalmente. Grazie alla signora Maria Rosa. E adesso noi però concludiamo la trasmissione, come voi sapete, con una bella realtà. Allora c'è il Bosco delle Fontane a Cismondo del Grappa, vediamo. Aumentano le risorse di 150 milioni di euro. Per i nostri investimenti aziendali 800 milioni di euro. Per le start-up agricole dei giovani 150 milioni. Finalmente aumenta l'indennità per gli agricoltori di montagna. Agevolazioni economiche per agriturismi, fattorie didattiche e sociali. Più futuro! Eccoci nuovamente assieme per la parte conclusiva della nostra trasmissione. Mi sono spostato a Cismon del Grappa, sono all'interno del Bosco delle Fontane. Per conoscerlo meglio ho chiesto aiuto a Diego Sonda, che è dottore forestale. Beh, questo nome non è solo di fantasia. No, allora il Bosco delle Fontane è caratterizzato dal fatto che l'elemento caratterizzante è proprio l'acqua che la possiamo trovare dalle balze rocciose, dove possiamo vedere delle interessanti cascate, soprattutto nel periodo primaverile. Dopo l'acqua scompare per riaffiorare in questa zona dove troviamo un bel bosco igrofilo caratterizzato da queste polle d'acqua.
Io però ho scoperto che qui, fino a poco tempo fa, ma non andiamo indietro di tantissimi decenni, la configurazione era leggermente diversa, poi è successo qualcosa. Sì, allora qui il bosco delle fontane prima del 2008 era una rarità per la provincia di Vicenza. Era l'unica alneta dove la specie caratterizzante era lontano bianco, dopodiché una tromba d'aria ha praticamente distrutto il bosco e adesso siamo regrediti a uno stadio di arbusteto, quindi adesso la vegetazione sta ripartendo e andrà a ricostituirsi nei prossimi anni. Qui tra l'altro c'è una pista, c'è un percorso che voi potrete fare per scoprire tutte queste bellezze, bellezze che adesso vado nel dettaglio a chiedere a Michele Bortignon, che vi ricordo è direttore dell'Osservatorio Paesaggistico. Che cosa c'è di bello da vedere? Come possiamo stimolare i nostri telespettatori a casa? Innanzitutto diciamo che il luogo è facilmente raggiungibile, siamo appena a 20 km da Bassano del Grappa, e una serie di sentieri, di passeggiate facilmente fruibili in quanto passeggiate pianeggianti per lo più, portano attraverso il bosco delle fontane a scoprire tutto il ciclo dell'acqua. Abbiamo, se possiamo vedere appunto all'interno di questa valle scavata dal ghiacciaio, delle pareti rocciose che ci circondano con dei salti di roccia di circa 700-800 metri. Secondo me siamo riusciti a scaturire a casa l'interesse per fare in modo che i nostri amici arrivino fin qui per scoprire queste bellezze. Io intanto ringrazio i miei ospiti, il tempo a nostra disposizione sta per finire, quindi saluto anche Mimmo Vita che ha condotto con me la trasmissione, ma come sempre tutti quanti voi che l'avete seguita. Alla prossima puntata!